Ben ritrovati con un nuovo video. Io sono Francesca, una arredatrice di interni e designer, e quello di cui andremo a parlare oggi in questo video sono i miei strumenti di gardening. Prendetelo un po' come un haul, perché ho fatto un po' di acquisti nell'ultimo periodo e quindi ci tenevo a farvi vedere un po' quello che ho acquistato. E, però prima di passare al video vero e proprio, vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di azionare la campanellina per non perdervi i prossimi video. Quindi non perdiamo tempo e andiamo al succo di questo video. Allora, primi due accessori per il gardening, che ovviamente non devono mancare se siete degli appassionati di gardening, sono sicuramente uno spruzzino e un innaffiatoio. Al di là della loro utilità, che è abbastanza percepibile, mi sono piaciuti tantissimo questo qui, che ha uno stile molto lineare, scusate, anche un po' sporco il mio, ha uno stile molto lineare, molto pulito, e mi è piaciuto tantissimo proprio per questo, perché è molto molto semplice nelle sue linee, nelle sue forme. Utilissimo perché ha questo beccuccio bello lungo, quindi mi permette anche di dosare in qualche modo meglio l'acqua, e li ho presi entrambe, sono entrambe della stessa linea. Io prima avevo preso l'innaffiatoio, poi ho visto che c'era a disposizione anche lo spruzzino della stessa linea, e devo dire che mi piacciono molto perché ho la possibilità comunque di tenerli in mostra comunque, no? E questo spruzzino io solitamente tengo o dell'acqua classica oppure dell'acqua distillata, con la quale vado a poi a spolverare, a pulire le foglie delle mie piante. Allora, adesso vi vado a mostrare cosa tengo dentro questo vaso. E ci sono un po' tutti gli strumenti da lavoro per il gardening, e allora vi faccio vedere pian piano. Dunque, ho questa palettina qua in legno, che vi ho già fatto vedere in diversi video. Questa l'ho acquistata alla UPIM nel reparto cucina, e io la trovo a parte bella, però è molto utile perché io con questa praticamente vado a raccogliere la terra, distribuirla nei vari vasi. Ecco, questa è, diciamo, la sua utilità. Poi allora iniziamo da questo set qua. Allora, questo è un set di tre pezzi che io ho acquistato su Amazon, e mi è piaciuto tantissimo. Pensavo fossero addirittura più piccoli, perché io non sono di quelle che va a vedere molto le misure quando acquisto degli oggetti, infatti molte volte incombo in disastri, e invece mi sono arrivate belle grandi, cioè sono veramente grandicelle. E questo set è composto da tre pezzi, quindi c'è il rastrellino e le due palettine. Tra l'altro, la particolarità delle due palettine è che sono graduate, non so se riuscite a vederlo, e sono in acciaio inox, ma la cosa bella che mi ha colpito molto è il manico in legno, quindi ottimo. Poi vi faccio vedere, allora, questi, che praticamente è venuto come set,
e sono degli strumenti specifici per realizzare i terrari. E siccome volevo provare a dilettarmi con questa tecnica, e quindi ho trovato questo set qui di quattro pezzi. C'è la palettina con una parte più lunga e stretta e una parte più larga, quindi questa credo che sia per andare a distribuire i vari materiali nel terreno del terrario. Poi c'erano anche le forbici, quelle lunghe, così. Poi c'è praticamente in questo set anche le due pinze, quella classica e poi quella invece curvata. Quindi, poi vabbè, io credo che non li utilizzerò solo per i terrari, al di là del gardening. Poi, un'altra cosa che ho comprato, a parte perché mi piacciono un sacco questa tipologia di forbici, ecco, appunto, tornando al discorso delle misure, non mi ero resa conto che in realtà sono quelle piccoline, credevo fossero quelle più grandi, però poco male perché comunque io credo che le andrò ad utilizzare per la realizzazione delle mie ghirlande, che realizzo solitamente in estate con i fiori secchi, e quindi diciamo che avevo bisogno di forbici così belle robuste, che taglino bene, e quindi alla fine le utilizzerò comunque, poi sono anche molto carine. Allora, un'altra cosa che tengo all'interno di questo vasetto è il mio igrometro, che è questo qua, che non è altro che un sensore che va applicato nel terriccio, nella terra delle nostre piante. Per fortuna è bello lungo, quindi ci permette di andare anche bene in profondità e capire se la nostra pianta ha bisogno o meno di essere innaffiata. Costa veramente una fesseria, tipo sui 9, questo l'ho pagato forse 9 euro, e permette appunto di capire se dobbiamo innaffiare o meno le nostre piante. Io l'ho acquistato perché sono una che dava tantissima acqua alle piante, annegandole e facendole finire anche in situazioni tragiche, e devo dire che questo strumentino qua invece mi sta aiutando tantissimo e quindi riesco a capire, a percepire dalla sua misurazione se la pianta ha sete o meno. E quindi di questi strumentini credo di avervi fatto vedere più o meno tutto. Ah no, manca una cosa. Vabbè, ovviamente non possono mancare le cesoie, queste qua, che ovviamente dobbiamo avere. Io cerco di trattarle nel miglior modo possibile, ora sto vedendo che sono un bel po' da ripulire e solitamente lo vado a fare con o dell'alcol o dell'acqua ossigenata o semplicemente con sapone per i piatti. E quindi niente, anche queste. Queste invece, vabbè, le trovate sì anche su Amazon, però se non erro io le avevo prese proprio in un negozio in un vivaio. Allora, adesso vi mostro come funziona l'igrometro, quindi non faccio altro che infilzarlo all'interno della mia terra e diciamo che ancora non è proprio il momento per innaffiarlo. Quindi ancora il mio pothos. Penso che lo innaffierò tra qualche giorno. Questo è il pothos che ora andiamo a tagliare perché vedete la liana che ha creato e la pianta madre è qua. Però sto notando che ecco, si sta diventando molto rigogliosa qui. Però queste ramificazioni che ha creato ormai sono totalmente spoglie, quindi ora lo andrò a tagliare in questi due punti qua, uno e due, e con la parte invece di fogliame che si è creata qui andrò a realizzare delle talee. E le metto nello sfagno, quindi vediamo questo esperimento.
Allora, per questo taglio vado a disinfettare le mie forbici prima di amputare il mio pothos. Dunque, allora, uno è questo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. È questo qua. E io lo taglio esattamente. Direi qua. E l'altro è questo. Taglio. Ok, ora lo stacco. E questo è il mio bel bottino di oggi. E niente, andiamo a creare un po' di talee. Allora, la mia idea era di utilizzare questa parte qui. E così. Allora, vediamo come andare a fare le talee del mio pothos. Metto dello sfagno in un contenitore in vetro. Questo è uno sfagno che è già stato bagnato, ha già assorbito abbondantemente l'acqua. Ok, forse ne ho messo un po' troppo. Ok, allora iniziamo da lei, togliamo questa fogliolina. Probabilmente devo tagliare ancora, mi dispiace, ma rifacciamo un'altra talea. Facciamo in modo che il nodo sia immerso nello sfagno. Prendiamo l'altra talea. Andiamo a metterla giù. Aggiungo un pochino dello sfagno che ho eliminato prima, così vado a tappare e a bloccare le mie talee.